questo piccolo, diciamo, webinar nel quale cercherò di mostrarvi qual è l'approccio che io ho al trading intraday e nello specifico anche vi farò fare un giro nella mia trading room. Come vedete alle mie spalle, questa è la mia, diciamo, una delle mie postazioni. Ho deciso di mostrarvela perché mi arrivano decine di video, decine, scusate, di domande nelle quali mi viene richiesto qual è l'infrastruttura tecnologica necessaria per fare un certo tipo di operatività. E quindi questa sarà anche l'occasione per mostrarvi le opportunità e anche le esigenze tecnologiche che servono sostanzialmente gli strumenti che servono al trader per fare questo mestiere nel migliore dei modi. L'elemento hardware e software ritengo che spesso siano assolutamente sottovalutati, nel senso che al pari degli strumenti di lavoro, che so, per un idraulico, avere una chiave inglese di scarsa qualità, piuttosto che un giravite che si spezza, o comunque una strumentazione che non consente di porre in essere i lavori a regola d'arte, è sicuramente un grosso limite. Quindi l'approfondimento nei prossimi 10 minuti sarà su questo tema, che è un tema sul quale c'è poco e sul quale, diciamo, mi arrivano tante domande. Allora, come potete vedere, diciamo, partiamo dal principio per il quale non è affatto detto, a mio modo di vedere, che il numero di monitor o la qualità della postazione è direttamente proporzionale alla qualità del trader. Questo è un grande mito da sfatare. Adesso, nonostante qui vedete alle mie spalle una postazione, diciamo, di ultima generazione, non è di per sé, non è il fatto di avere una postazione di qualità che possa garantire dei profitti, e ci mancherebbe altro, se no avrei probabilmente il mio studio pieno di decine o centinaia di monitor. Quindi non è il numero di monitor che fa la qualità del trader, ma al contempo, se si fa un certo tipo di operatività, è importante comunque avere una visibilità completa su quello che sta succedendo sui mercati, e per farlo naturalmente c'è bisogno di spazio. La cosa che vedrete però è che accanto a questa mia, diciamo, postazione estremamente anche ingombrante per certi versi, ne nello specifico ci sono dei monitor da 24 pollici e poi una staffa posteriore che li sostiene, e naturalmente in questo caso vi consiglio di avere una scrivania che sia congrua anche con il peso, che non è elevatissimo, ma comunque non è indifferente. A che cosa serve avere una postazione di questo tipo? Non è di nessuna utilità per chi magari fa un numero di operazioni ridotte. Adesso è entrato lo screenshot, adesso facciamo ripartire. Per chi fa un numero di operazioni ridotte, o piuttosto è il classico cassettista o qualcosa del genere, assolutamente zero. Cioè avere una postazione così, facendo un'operazione una tantum, non ha nessun significato, ma in realtà questa postazione serve, almeno a me serve, per cogliere le opportunità che si sviluppano più nel corso della giornata che nel, diciamo, e quindi l'opportunità del secondo, del minuto, avendo tante informazioni sott'occhio, è assolutamente importante avere, diciamo, uno sguardo più completo a un grande numero di grafici. Nello specifico, so che non si vede benissimo, diciamo, sostanzialmente io per ogni monitor monto, cioè installo circa 9 grafici di Visual Trader. Come vedete, questa è la piattaforma Visual Trader, ma la cosa interessante che volevo mostrarvi in questo video è quanto non sia affatto necessaria una postazione di questo tipo, o meglio, non è indispensabile una postazione di questo tipo per utilizzare Visual Trader, perché come vedete invece nella proiezione del mio desktop, e questo in particolare è un banalissimo notebook con un monitor di circa 16 pollici,
È possibile anche una proiezione di diversi grafici, nello specifico abbiamo 16, diciamo, 16 grafici, come vedete sono 4 file e 4 colonne, e quindi anche, diciamo, una postazione, diciamo, più semplice, un semplice notebook, può in qualche modo dare una visione, diciamo, un po' meno evidentemente di qualità, ma in ogni caso una visione completa di quanto stia accadendo sul mercato. Anche qui adesso siamo in tempo reale, oggi, come vedete, il 27 marzo, e stiamo assistendo, diciamo, a questa seduta abbastanza divertente proprio in virtù dei movimenti, diciamo, abbastanza decisi che stiamo vedendo. Ma la prima considerazione che volevo fare è esattamente questa, cioè Visual Trader è uno strumento assolutamente poliedrico, che consente tanto a chi a spazio come me nello specifico con questa postazione, diciamo, importante, ma anche per chi ha meno spazio e probabilmente meno opportunità e meno necessità di avere uno spazio importante, di raggiungere l'obiettivo, ovvero analizzare nello specifico l'andamento dei prezzi in corso d'opera. Quindi la parte strumentale, la parte hardware, e ne abbiamo parlato, ma anche quella software è assolutamente decisiva. Nello specifico, diciamo, il setup con cui utilizzo Visual Trader nell'intraday è sostanzialmente un setup che mi consente di comprendere in primis la diversa forza relativa dei titoli. Ad esempio, se guardate e mettiamo due grafici accanto di, nello specifico in questo minuto, Leonardo e Fiat, vi renderete conto della diversa forza relativa dovuta proprio al fatto che questo titolo ha una grande resistenza ai ribassi. Vedete, questo ribasso dell'indice, questo è il FTSE MIB, è amplificato da Fiat, mentre su FCA uno storno del FTSE MIB di circa 100 punti di fatto viene amplificato con un ribasso più elevato. E quindi perché mettere tutti questi grafici accanto? In primis per avere un approccio visivo immediato che fa comprendere quanto un titolo amplifica o piuttosto riduce l'impatto del movimento dell'indice. È sostanzialmente un movimento analogo a quello della marea. La marea, volente o nolente, porta nella direzione nella quale va tutte le barche. La differenza è comprendere quelle barche che hanno maggior forza e quindi riescono a resistere con maggior vigore alla marea, e viceversa quelle che invece sono subito catturate dal vortice. Nello specifico, naturalmente, questo può essere una buona opportunità per costruire delle operazioni di spread, ad esempio, che è una delle cose che amo più fare, comprando i titoli forti e vendendo i titoli deboli. Ma tornando a noi, e per andare diciamo, nel vivo di questa trattazione, diciamo, la seconda domanda, e da qui spesso nascono i miei video, anche dalle domande che mi arrivano. Quindi la prima, sugli hardware abbiamo detto la soluzione migliore in assoluto non esiste, esiste la soluzione migliore rispetto alle proprie esigenze. Quindi assolutamente inutile piattaforme spettacolari per chi fa un'operazione una tantum, viceversa più necessaria per chi cerca di cogliere i movimenti nell'intraday. Riguardo i software, abbiamo detto è importante avere anche una struttura software adeguata, è inutile dire il flusso dati in tempo reale, ma anche questa opportunità di Visual Trader di presentare i grafici, e poi naturalmente il grafico può essere cambiato semplicemente con un drag and drop. Quindi se per esempio voglio inserire il grafico di TOTS al posto di quello di UniCredit, basta che drag and drop con il mouse, e quindi è un'operazione estremamente veloce e semplice, che mi consente di anche qui cambiare rapidamente le impostazioni. La seconda domanda invece
Quali sono le strategie sulla base, delle quali dai, i segnali operativi che riceviamo? E qui ho fatto sostanzialmente uno screenshot del mio nuovo libro, che fra l'altro è uscito proprio pochi giorni fa, che si chiama Il tempo e denaro, se sai come investirlo. Proprio a pagina 167 ho in linea, diciamo, in estrema sintesi, ho sintetizzato quelle che sono le tecniche di ingresso, e quindi i moventi che mi spingono a acquistare o vendere un determinato titolo. La cosa che caratterizza il mio trading è quello di essere un intraday, ma che cerca di sfruttare le ore più interessanti della giornata. E quindi il motivo per il quale leggete qui Strategie per chi vuole investire un'ora al giorno è proprio legato al fatto che questa operatività, nello specifico, si palesa, si effettua solo nelle prime ore di mercato. Sostanzialmente, dalle 9:30 alle 10:30 cerco di individuare i titoli più forti e più deboli, come detto in precedenza, e seguo, diciamo, questi otto principi, queste otto metodologie, che in qualche modo guidano la mia operatività da tanto tempo. In due parole l'elenco: anzitutto, l'analisi dell'intraday, come ho detto in un precedente video, che fra l'altro potete vedere sul mio canale YouTube. L'intraday non è solo un'attività estemporanea, dove si cercano di prendere le occasioni del momento. In realtà, prevede un'operazione di preparazione, una lunga attività di ricerca delle opportunità prima che il mercato apre, e che è un'attività, se ci pensate, abbastanza noiosa, cioè cercare i titoli più caldi, i titoli più interessanti, al pari, direi, dello stretching. Cioè, non conosco nessun atleta che prima di uno sforzo fisico non riscaldi i muscoli, ma al contempo non conosco nessun atleta che si diverta a fare stretching, che tipicamente è un'attività, non di per sé particolarmente interessante, ma al contempo è tanto noiosa quanto assolutamente fisiologica e indispensabile. Quindi l'analisi dei grafici daily è fondamentale, e diventa, diciamo, l'impalcatura per costruire la giornata nell'intraday. Poi c'è la rottura dei massimi e dei minimi titoli interessanti. Anche qui, con un principio analogo a quanto enunciavo prima, si viene in qualche modo attratti dai titoli che rompono i massimi in controtendenza con un indice che scende, e viceversa i titoli che rompono i minimi con un indice FTSE MIB che sale. Questi sono classici segnali, rispettivamente, di forza o debolezza, che vanno valutati con una grande attenzione. Quindi non tutti i massimi e i minimi sono interessanti, ma anche quelli relativi a dei titoli particolarmente chiacchierati, rumoreggiati, o sui quali si aspetta un particolare evento price sensitive, che potrebbe essere, che ne so, la comunicazione dei risultati, o piuttosto un dato macro particolarmente interessante, o comunque una condizione in grado di far muovere i prezzi rapidamente in una direzione. Abbiamo detto il punto 3, la scorrelazione è un altro, diciamo, indicatore interessante. Come detto, se un titolo ha un beta elevato, quindi tipicamente tende ad andare sempre nella stessa direzione del mercato, improvvisamente scopriamo che il beta è cambiato e sta invertendo la direzione, anche quello, diciamo, è un indicatore di un possibile ingresso. L'effetto simpatia, che è il numero 4, ho chiamato, diciamo, questa strategia, che è sostanzialmente, diciamo, l'intuizione che si ha nel comprendere che alcuni titoli sono molto correlati fra di loro. Che ne so, Exor, che è la finanziaria del gruppo Agnelli, evidentemente collegata all'andamento di Fiat o FCA, così come dei titoli, che ne so, del settore lusso, come Ferragamo e Tod's, tendono tipicamente ad andare nella stessa direzione. Allora, se uno riesce a individuare l'intraday, uno strappo violento sul titolo, fra virgolette, gemello, e non ha avuto la rapidità e la capacità di entrare su quello strappo, può andare sul titolo, diciamo, che tende a imitarne, scimmiottarne l'andamento, per cogliere, diciamo, questo movimento impulsivo che tipicamente coinvolge anche il titolo gemello. Un'altra cosa interessante
la pressione su ebook. Adesso in questa versione, diciamo, desktop della piattaforma non vedete ebook, ma nella versione qui alle mie spalle, spesse volte, soprattutto nella prima di contrattazione, ebook sono presenti, e soprattutto è presente il time and sales, ovvero quello strumento che adesso vi mostro, che in qualche modo, oltre diciamo al book tradizionale, ovvero questo qui che sto per mostrarvi, abbiamo detto sul titolo Ferrari, questo è il book tradizionale, e qui c'è il time and sales, ovvero le reali quantità che vengono fillate. Qui sappiamo che ovvero che vengono incrociate, cioè avviene il vero e proprio deal. Quindi qua sappiamo che alle 13 in punto sono passate queste quantità secondo un certo controvalore, e quindi al prezzo di 99 euro sono state scambiate prima 140 pezzi colpendo il denaro, e poi successivamente colpendo la lettera 204,94, eccetera, eccetera. Questo perché è uno strumento interessante, perché il book è la rappresentazione della domanda e dell'offerta. Vedete, qui ci sono il bid e qui l'ask, ma di fatto, come tutti noi sappiamo, le macchinette, ovvero i software, condizionano in maniera importante l'andamento del book. Fra l'altro, come diciamo, un occhio attento noterà subito il cambio del tick di Borsa Italiana, il recente cambio di tick sui titoli azionari sta condizionando fortissimamente il trading sulle azioni. Perché? Perché, come vedete, adesso c'è questo micro tick. Adesso, come vedete, Ferrari scatta il tick da 99 a 99,02. Da 99,02 a 99,04, quindi c'è uno 0,2 di differenza fra ogni tick, e quindi il tick si è ridotto rispetto allo 0,5 che c'era in precedenza. Questo che vuol dire? Che c'è una sorta di micro volatilità più intensa, ma sostanzialmente, per chi magari è andato in bicicletta con le marce, che cosa è successo? Che prima per fare un metro bastava una pedalata. Adesso per fare un metro sono necessarie 5 pedalate, quindi anche questo cambia in maniera assolutamente decisa diciamo, la dinamica dell'attività nell'intraday. Quindi anche qui la cosa importante da comprendere è che tanto diciamo, queste tecniche sono strutturate, quanto devono essere flessibili per intercettare le nuove dinamiche di mercato, anche come nello specifico quelle tipicamente tecniche. Altre strategie, diciamo, un po' più da fast market, sono quegli eccessi che tipicamente si vedono a seguito della pubblicazione di notizie o di eventi che in qualche modo cambiano il quadro della domanda offerta molto rapidamente. Lavorare sulle sospensioni, e anche qui sono questioni legate a situazioni estreme che possono in qualche modo dare un piccolo vantaggio, così come è possibile provare a trovare un vantaggio in quelle situazioni estreme, in quelle situazioni, diciamo, straordinarie, quindi tipicamente IPO, piuttosto aumenti di capitale, dove la dinamica dei prezzi segue degli andamenti piuttosto inconsueti. Come vedete, la domanda alla quale spesso vengo chiamata a rispondere, ovvero sulla base di quale tecnica investi, non può avere una risposta univoca, perché secondo me la capacità del trader deve essere proprio quella di sapersi adeguare al contesto e utilizzare, come detto, lo strumento giusto all'interno del contesto più giusto. E quindi torniamo ai tools, agli strumenti necessari, che sono, come detto, spesso assolutamente sottovalutati in termini di importanza. Avere un hardware adeguato alle proprie esigenze, come detto, quindi non necessariamente un hardware da 5.000 euro, una piattaforma da 5.000 euro, ma al contempo avere un software che consenta di individuare le opportunità, sono due elementi sui quali ho visto veramente fare delle sciocchezze, nel senso che ci si intirchisce nel comprare magari un abbonamento ai dati da 300 euro, perché si dice: no, ma tutto sommato è una cifra troppo elevata. E poi, se uno va a analizzare il conto, si vede che è un conto gravato da perdite ben superiori a queste cifre di gran lunga. E quindi non si comprende come mai, nonostante, diciamo, sia evidente che sia necessario avere degli strumenti di maggior qualità,
delle perdite non ci si curi, e piuttosto ci si curi dell'investimento che tutti noi dobbiamo fare. È come dire a un pilota di Formula 1 di mettere una benzina di scarsa qualità perché costa di meno. Magari non ci si rende conto che su questo tipo di strumentazione, su questo tipo di input, non è possibile fare economia. Quindi direi che in questo breve video, diciamo, volevo dare la mia e anche dei consigli pratici su quanto, diciamo, l'attività di trader comporta, sia in termini di strategie, sia in termini di hardware e di software. Naturalmente, se avete bisogno, è possibile, diciamo, ulteriormente approfondire. Nello specifico vi segnalo una nuova iniziativa che si chiama Investing Academy, che è sostanzialmente un'opportunità, credo, interessante per chi voglia in qualche modo seguire e conoscere il mio metodo. Il mio metodo è sostanzialmente un metodo un po' peculiare, perché divide il portafoglio in diverse parti. Una parte gestita in maniera più aggressiva, una parte in maniera, diciamo, più conservativa. E in questa Investing Academy, che partirà proprio dalla settimana prossima, Ciao a vi tutti, io potete sono vedere, Pietro diciamo, di là Dodi. il sito Investing Academy. Sostanzialmente vi mostrerò quello che è il modo di gestire le mie finanze secondo le mie metodologie, che, come detto, prevedono diversi approcci: da una parte del portafoglio gestita in maniera molto conservativa, una parte più aggressiva. Qual è la differenza fra questo e un corso, diciamo, tradizionale online? Il corso si svolge anche in questo caso assolutamente online, e quindi è possibile seguirlo serenamente da casa propria o anche nei ritagli di tempo, che non è solo un corso, ma è un sostanziale percorso. Il percorso prevede non solo la fornitura, diciamo, di questi video nei quali spiegherò le mie metodologie, ma anche la realizzazione pratica delle idee teoriche attraverso la fornitura di segnali operativi gratuiti che seguono proprio le metodologie illustrate nella teoria, e infine un tutoraggio, ovvero una persona del mio team si accerterà e sarà a disposizione per verificare che le nozioni trasferite vengano ben comprese. Quindi, per chi voglia proseguire, diciamo, questa discussione, l'appuntamento è sul sito investingacademy.it, e naturalmente poi, se avete domande ulteriori, potete naturalmente scrivermi sui social o via email. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.